Ciao a tutti, follettini e follettine, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il video back to school. Io non vado più a scuola, come molti di voi sapranno, però mi faceva piacere farlo. Allora vi dirò le cose che io porterei se andassi a scuola. Allora, prima cosa, un astuccio che è questo qui rosa di Hello Kitty. È un po' sporco, vedete, perché è un po' vecchiotto, ma è rosa, il mio colore preferito, quindi ci tengo molto. E dentro qui ci tengo tutti i miei colori a spirito, vedete? E una matita. Ecco, poi dopo porterei questo astuccio ginzato, che come vedete è sporco perché è molto vecchio, devo lavarlo, però mi piace troppo. Guardate, qui c'è anche un disegnino di una bambolina. E dentro ci tengo diverse cose, a parte vabbè queste cosette che sono le cuffie e roba varia. Ci tengo questa gommina carinissima, vedete? Questo evidenziatore color arancio della Tratto, vedete? Poi vabbè, diverse penne, vedete? Tutte penne colorate, glitter vari. Un'altra matita. E un temperino, vedete? Naturalmente un diario rigorosamente rosa, il mio colore preferito. Guardate, guardate che bella copertina della danza, con scritto danza dietro, Loving Friday dimensione danza. E dentro è fatto così, guardate. Aspettate, tutto così. Molto molto bello, con anche questi stickers qui, vedete che io ne ho già usati due, vedete, follettini e follettine. Guardate. Poi dopo porterei questo quaderno, che è un quaderno a quadri. Scusate per la porta, ma è tornato mio marito. Guardate. Perché naturalmente i quaderni servono per scrivere i compiti, quindi questo quadri. Questo a righe. Poi diversi quadernoni, naturalmente, a righe. E naturalmente anche a quadri, ma io al momento non ce l'ho qui. E poi un block notes grande, vedete? Questo qui è il mio ricettario, dove devo scrivere tutte le ricette che faccio. E poi dopo anche naturalmente uno piccolo, se serve. E poi come primo giorno di scuola, visto che io non ho zaini, che non vado più a scuola, porterei questa bellissima borsa come primo giorno, delle Gorgeous. È un po' vecchiotta, ma io la adoro. C'è scritto Gorgeous qui, Santinus Gorgeous. Poi qui c'è questo bel funghetto, vedete, con questa bella scritta, molto molto bella e capiente. Adesso ve la apro, si apre così, guardate. Qui dentro c'è la cerniera, vedete? Ed è molto capiente. Oh, follettini e follettine! Mio marito mi ha appena portato proprio adesso un pacchetto che mi è arrivato. Aspettate, questa era la borsetta che porterei. E questo era il back to school. Adesso apriremo in diretta questo bel pacchetto che mi ha portato mio marito da Ombretta.
del canale Arte per te. Oh! Praticamente un paio di giorni fa avevo partecipato ad un giveaway di ombretta di Arte per te, a diversi giveaway in effetti che ha fatto, e pochi giorni fa ho avuto la bellissima notizia da lei che una delle vincitrici ero io. Sono stata naturalmente felicissima. Vi lascio i suoi canali giù nell'info box e adesso apriamo in diretta il pacchetto. Io so già cosa ci potrebbe essere perché lei aveva mostrato i premi naturalmente, quindi so già cosa ci potrebbe essere all'interno. Io rompo tutto perché sapete che non sono mai delicata ad aprire i pacchi, ma sono troppo felice perché non ho mai vinto niente nella mia vita e quindi... C'è una bellissima cartolina, guardate! Carissima Maria Grazia, sono felicissima di inviarti questi pennelli, spero ti possano aiutare ad usarli e sperimentare. Un grande bacio Ombretta, grazie mille Ombretta, un bacione! E questi sono i pennelli. Devo dire che speravo che uscissero questi pennelli perché era da tanto che volevo comprarli e quindi mi sono molto utili col Fimo. Aspettate che li apro. Se riesco, ecco qui. Ecco qui, guardate. Adesso ve li tiro fuori. Ecco, i pennelli sono questi qui, guardate, in gomma siliconica, 1, 2, 3, 4, 5. Molto molto belli, mi servivano molto. Grazie Ombretta di cuore. Beh, che dire, ringrazio Ombretta del canale Arte per te e degli altri suoi canali, che vi lascio tutti i link in descrizione. Le mando un grosso bacione, ciao, grazie cara. Che dire, se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!